Ciao Wolfini e bentornati nel Lone Wolf 92 Channel. Siamo finalmente sul gioco completo di FIFA 16, ragazzi. Dico finalmente perché abbiamo fatto solo demo fino ad ora. E devo dirvi che l'ho già guardato, già ho fatto qualche partitina. E devo aver comunque capito più o meno come si è strutturato un po' tutto. Allora, adesso vi spiego al volo. Prima di tutto abbiamo la schermata questa principale, come avete già ben visto. C'è anche una sezione video che, se volete, con un quadrato attivate o disattivate la visualizzazione del video a schermo intero. Detto questo, abbiamo Ultimate Team, come sappiamo tutti. Poi ci sono la modalità carriera, che l'ho voluto iniziare così solo per capire come funzionava quella cosa per allenare i giocatori. Quindi i giocatori, avete un allenamento settimanale per 5 giocatori. Questi 5 giocatori praticamente li potete far allenare sia voi automaticamente, cioè voi manualmente, scusate, nel senso che entrate nella modalità di allenamento, è come, diciamo, le sfide, quando si fanno le sfide, che sono le probabilità per i passaggi e cose del genere. E quindi farete delle sfide, se ovviamente prendono sempre il risultato più alto, quindi vengono fatte perfettamente, il giocatore prende più punti per incrementare. Hanno messo anche una barra sotto per visualizzare il livello che gli manca per arrivare tipo da 77 totale a 78. Non so se avete mai giocato a Top 11. Più o meno uguale, che quando si allenano aumenta e va a 78-79 crescendo. E devo dire che è veramente carina, perché puoi farla sia manualmente che automaticamente. Automaticamente però prendono sempre B o C, quindi salgono poco, però è comunque una cosa divertente. Poi vi dirò di più: ho sbagliato, ho giocato la modalità Foot Draft, ho fatto una partita a caso così tanto per farla, ma non avevo capito bene come funzionava. E ho messo tutti i giocatori senza intesa, come sapete che io ho il capoccione. Ho perso una serie di rigori, quindi abbiamo fatto una partita su Foot Draft e abbiamo persa. E devo dire che, ragazzi, adesso ho capito bene il concetto, nel senso che non si può giocare sempre, perché avete la prima volta è una possibilità gratis per tutti per provarla. Poi dopo, per ripartecipare, dovete utilizzare 15.000 crediti per rigiocare quella cosa. Ok, ti capitano anche giocatori forti, però 15.000 crediti sono abbastanza, e quindi bisogna farci attenzione, se no si prendono un sacco di soldi su quella modalità. Allo stesso tempo ho giocato anche stagioni online. Ah no, aspettate, prima di stagioni online volevo parlarvi della FIFA Interactive World Cup, che quest'anno sarà su PlayStation 4 e Xbox One. Non so se la conoscete, ma se non la conoscete ve la spiego al volo. Praticamente quest'anno faranno che da ottobre-novembre, novembre-dicembre e dicembre-gennaio ci saranno tre qualificazioni mensili. Quindi si dovranno giocare per un mese 90 partite, e i due giocatori con il miglior risultato, probabilmente sarà 90-0-0, ragazzi, perché l'anno scorso è stata così su PlayStation 3, insomma, vi ricordate la zozzata che mi hanno fatto, tutto quello che pare. Vabbè, comunque si potranno qualificare a questo evento finale mondiale. È difficile, è veramente difficile, lo ammetto anch'io, e infatti sarà tostissima, perché giocano proprio tutti, alcuni magari le fanno anche cadere la connessione con dei trucchi che esistono dall'anni del cucù, però lasciamo perdere con qua la storia FIFA Interactive. Però c'è su PlayStation 4 e Xbox One, quindi se la volete provare, ci sta quest'anno. Mi dispiace per chi c'ha Play 3, insomma. Stavo dicendo, abbiamo anche stagioni online. Stagioni online che forse quest'anno voglio portarvi di più, perché veramente mi piace tantissimo. E oggi vi faccio vedere una partita. Abbiamo fatto tre partite e tre vittorie, e andiamo a giocarne subito una. Comunque già vedete 3500 persone che giocano. Voglio provare il Bayern Monaco, perché è l'unica squadra tra le big, oltre alla Juventus, insomma, che non c'era sulla demo. E quindi ci piace un pochino provare questa nuova squadra. E andiamo a vincere il titolo della divisione 8. E però non ho capito, ma perché? Perché già sono lì? Boh, non so perché già sono alla divisione 9. La 10 non c'era. Boh, non lo so, raga. Però andiamo a vedere sta partita, su. Ah, stiamo provando un modulo 4-3-3 difensivo, quindi vediamo un po', dobbiamo testarlo un po' sto gioco, raga, perché è nuovo, i gol sono tostissimi da fare, l'ho provati, cioè ho provato a farli, comunque si fa tanto possesso palla, perché effettivamente è l'unica cosa, perché le skill non vanno più di tanto, cioè sì, le fai, però guardate questa quanto è molto più lenta a farla, cioè il difensore ti leva proprio il pallone, quindi bisogna conoscere un po' meglio questo gioco, che per il momento non ci ha fatto capire niente, perché ancora non si è capito. Però la partita è intanto iniziata, stiamo contro il Barça, certo, le magliette uguali praticamente. Vaffanculo.
Eccolo! Che azione, signori! Che azione del Bayern Monaco! Sono rimasto in silenzio perché, raga, qui veramente sarà difficile fare i video e riuscire a vincere. Perché praticamente senza finta niente bisogna proprio fare una costruzione dell'azione in maniera impressionante. Ah, mannaggia la miseria, oh, ma perché? Non mi aspettavo manco io di fare questa azionetta così velocina. Su Xabi Alonso vede Lewandowski, che a sua volta vede Ribéry. Ribéry può entrare. Ribéry. Oh, Ribéry, ma che tiro è? Ma che cazzo era successo? No, ma andiamo un sinistro a crossare. Attenzione, va Robert Lewandowski! Ma no! L'ho vista dentro! L'ha deviata. Ora Robben, guarda in mezzo ancora Lewandowski! Stavolta bravo, c'è. Ottimo Ribéry che tenta la giocata. Ribéry ancora. Vince il rimpallo, Ribéry! No, che ha preso bravo! Ancora Arturo Nevidal, vede Robben che a sua volta rivede. Mamma mia, che destro Robben! Ha fatto il destro reale, gli hanno fatto. Bene. Bene, riparte il contropiede, Frank Ribéry può allungare il passo, c'è, cioè, chi è quello? Ancora Ribéry esagera. Müller, rigore! Ma è rigore! Ma dai! Ma era rigore, netto. Lamma sta calmo, eh. Secondo me alla fine siamo stati più pericolosi noi, però c'è da dire che stiamo in divisione 8 e ovviamente c'è gente che può essere gente da divisione 1, perché siamo proprio all'inizio, quindi tutti devono salire, insomma. Quindi vediamo un po' come procederà in questo secondo tempo, che con Philipp Lahm ammonito la vedo male. Purtroppo, ragazzi, da questo momento in poi non mi sono accorto che nella videocamera era finita la registrazione, quindi io vi farò una sorta di telecronaca, ma che già so come finirà. Infatti vedete come Müller al 58esimo entra con una Veronica dentro la porta. Ragazzi, abbiamo fatto anche qui una grande azione. Infatti, vedete, tutti liberi, comunque il gioco è questo, abbiamo capito un po' che bisogna fare bei passaggi, cose del genere, comunque bisogna intuire certe cose. Poi al 68esimo Robben smarca tutti, ma bravo, fa ancora una paratona, e il pallone viene girato alla Palaba che vede Vidal, che a sua volta perde il pallone, ma Xabi Alonso vede Müller che entra dentro, no, lo gliela levano, entra dentro ora, ma bravo, para, una cosa incredibile, ma poi arriva Robben e bravo, non poteva parare anche questa, ragazzi, però da notare veramente i portieri come sono migliorati, guardate che parata, ragazzi, da quella distanza difficilmente si parava, infatti è veramente bella come cosa. E poi verso il 90esimo abbiamo fatto entrare Costa, che è un nuovo skiller di FIFA, raga. Guardate con la Bolasi trick che viene atterrato così, calcio di rigore, è fighissima, raga, sta mossa. Infatti poi quando farò magari i tutorial sulle skill ve la spiegherò se non siete capaci, ma non è così difficile, poi ve le spiegherò un po' tutte comunque con i tutorial. E calcio di rigore, vedete Piqué come si lamenta, ma che si lamenta, insomma. Cioè, ha preso una ratina con la Bolasie trick, guardate, si alza il pallone così e poi falcia sia me che il suo compagno, insomma. Quindi il calcio di rigore ci sta tutto e andrà Müller di nuovo contro Bravo. I due si studiano. Attenzione, guardate qui che cucchiaio, regà, hanno modificato i cucchiai, a me piace tantissimo adesso battere il rigore così, cioè è divertente, vedete come colpisce, sembra più reale quando lo fa. E infatti c'è da dire che ci sono stati dei miglioramenti per ora in queste prime partite che ho fatto, ho notato parecchie cose più carine e forse ci voleva un pochino una cosa differente dal vecchio gioco. E poi alla fine la partita è finita così, 4-0, e quindi ragazzi siamo riusciti a vincere questa partita sulla, tra virgolette, Road to Division 1 in stagioni, non su Foot, e quindi siamo a 4 vittorie, 0-0, ma ne ho giocate un bel po' già. Già ho superato le 4-0-0, ragazzi, vi dico la verità. Comunque lasciate tanti mi piace e scrivetemi qui sotto quello che vorreste vedere nel mio canale con FIFA 16. Ciao ragazzi e al prossimo video.